regalando un 5-1 splendido. Corsaro in casa della Juventus. Brambilla pronto a dare il via. Arriva il fischio del direttore di gara Sozza. È partito il derby di Milano tra Milan e Inter. Come abbiamo detto in precedenza sulle catene esterne, uno contro uno di Gavioli. Occhio al tiro qui provato da Brescianini. Alto sopra la traversa, ma di poco. Uno contro uno provato da Gavioli. Indietro ancora per Brambilla. Vediamo cosa decide di fare. Apre sulla destra per Aidara. Intanto era scivolato Corrado. E allora il cross di Aidara in mezzo. Non c'è nessuno del Milan. Poi arriva Capanni a rimorchio. Capanni la tiene ancora lui. Capanni non riesce a girarsi però. È costretto a tornare dietro da Brambilla. Ma adesso il forcing rosso nero è sicuramente positivo. Ancora sulla destra per Aidara. Liberissimo. Cross in mezzo. Colpo di tacco di Vigolo. E non arriva Sala a deviarla dentro. Intimorito da Barazzetta. Poi Sala si fa portare via il pallone da Schirò. Schirò ancora verso Salsi. Barazzetta, l'arbitro ha tutto sotto gli occhi, occhio a Collidio perché è uscito lui col pallone, il velo e la conclusione deviata in calcio d'angolo di Schirò. E proprio Schirò va a battere il calcio d'angolo. Parte il cross in mezzo ancora sul secondo palo, ancora tutte maglie nerazzurre e l'Inter passa in vantaggio. È di Salcedo al 33esimo minuto, il timbro di Salcedo. Milan 0, Inter 1. Corner battuto ancora come quello precedente, una traiettoria lenta sul secondo palo, nuovamente Torre di Gavioli, stavolta Salcedo è stato molto più lesto e molto più preciso rispetto all'occasione precedente di Adorante. Milan che anche nella precedente partita sulle palle inattive aveva sofferto la disposizione sul secondo palo dell'Atalanta, anche in questo caso si fa trovare leggermente impreparato e gli costa lo svantaggio. Posizione regolarissima quella di Eddy Salcedo, il gol del vantaggio dell'Inter. Salcedo doppietta con l'Empoli, gol oggi, gol pesantissimo per Eddy Salcedo, l'italo che se l'era alzata, poi ha cercato il colpo d'effetto che però non è riuscito. Ma ancora l'Inter con Schirò che ha aperto per Salcedo. Salcedo dentro per Corrado. Corrado cross in mezzo, diventa un tiro. 2-0 Inter, il gol di Corrado. Qui però rivedibile anche Plizzari. Ma io ti dico, Francesco, dopo il primo minuto, guardando gli schieramenti in campo, è chiaro che abbiamo indirizzato la partita dal punto di vista tattico a favore dell'Inter sulle corsie esterne, a favore del Milan nella zona centrale del campo. Due situazioni da gol create dall'Inter in 10 secondi, tutte e due per sviluppi esterni, con Gavioli bravissimo a fare un movimento ad allungare alle spalle di Ruggeri. E questa sovrapposizione interna di Corrado ben premiata da un colpo bravo molto Salcedo. Intelligente di Salcedo, assolutamente diagonale, che gli hanno permesso di sbloccare il risultato. Però ti ricordi la domanda che avevamo fatto? Occhio ad Aidara, intanto seguiamo prima l'azione, per le domande c'è tempo. Pallone giocato all'indietro per Ruggeri. Ruggeri in area di rigore, prova il tiro deviato, la riapre il Milan al 39esimo minuto con un pizzico di fortuna. Capanni e Ruggeri, e quello l'asse giusto del Milan sulla sinistra. Milan 1, Inter 2. Bravissimo Capanni a rientrare, il raddoppio su Zappa arriva tardi e quello permette di lasciare troppo spazio, scocca il tiro deviato e ne esce una palombella sulla quale Dekic non può intervenire. Tutti a sinistra con Aidara a darla all'indietro e poi il colpo tirato fuori dal cilindro di un Capanni che ha ignorato Ruggeri che era andato in fondo, ha preferito concludere, è stato aiutato da un rimpiazzone pericolosa appoggiandosi come sempre da Durante. Non fischia però il fallo all'arbitro. Allora Vigolo torna da Brescianini, prova il tiro Brescianini, potentissimo Brescianini, c'è il tocco di Dekic. Questo corner quando è un minuto, il recupero aggiuntivo, Capanni palla in mezzo, il colpo di testa, occasionissima Milan. Anche la sorella aveva fatto l'esordio in prima categoria della pallavolo, vediamo quando toccherà Schirò. Intanto Capanni sotto porta Vigolo, pareggia il Milan con Vigolo, 2-2. Capanni ancora protagonista, Vigolo sotto porta, la fortuna che aveva premiato l'Inter adesso premia il Milan. 2-2, il derby è riaperto, il derby è in pareggio al 56esimo. Ma due considerazioni: la prima è che il Milan comunque aveva iniziato il secondo tempo esattamente come aveva iniziato il primo, cioè molto intraprendente, molto determinato in campo. La seconda è che è chiaro che se nel Milan l'Inter sa che c'è un giocatore come Capanni abile nell'uno contro uno, deve essere più tempestivo al raddoppio. In questo perde la possibilità di palleggiare nella zona centrale del campo, in questo caso dovrebbe essere Gavioli e Schirò uno ad abbassarsi. Aidara prova il tiro, c'è Dekic, sicurezza, ha sganciato dentro Corrado, il pallone però non gli è arrivato.
Inter che comunque insiste e adesso avanza con una buona iniziativa di Pompetti che arriva praticamente fino a Persin. Persin in area di rigore! Persin! Ripassa in vantaggio l'Inter con Timo Persin! 3-2! Ha fatto un controllo orientato a saltare la pressione di Ruggeri, fantastico, e quello è l'80% del gol, perché poi in quel caso si è trovato, seppur con un angolo non così aperto, ma tutta la possibilità di incrociare sul palo lungo, e Plizzari non può fare niente in questo caso. È il più giovane di tutti a decidere ancora una volta la partita, perché Timo Persin, pensate, il 13 marzo ha compiuto Sokic, ma il Milan ha già recuperato il pallone e adesso spinge col suo capitano Brescianini, la allarga verso Capanni, Capanni in area di rigore, ancora Capanni col mancino, tiro deviato, rischia ancora l'Inter. Partita nel secondo tempo. Quello che dicevamo di Aidara, è un ragazzo che a volte fa vedere dei buoni colpi. Mi ricordo una decina di minuti fa un filtrante per Vigolo leggermente corto. Occhio a Capanni, Capanni fino in fondo, Capanni cross in mezzo, lo stop di petto di Solo! Solo! È un gol pazzesco! 3-3 il Milan, lo riprende ancora! Questo Milan non muore mai! Sempre Capanni e poi Sala, stop di petto e 3-3! Sala ha fatto un gesto tecnico notevole con un controllo orientato di petto e un tiro incrociare di destra diagonale bellissimo, però evidentemente ancora l'Inter ha scelto di lasciare Capanni in uno contro uno offensivo, per cui ci sono responsabilità. Da solo, ma poi viene fermato da un capannello di giocatori dell'Inter. Inter che riparte con Schirò che porta avanti l'azione, ma intanto c'era un fallo e qui arriva il rosso! Rosso per Barazzetta, doppia ammonizione purtroppo per Barazzetta. A Sala nella finale c'è voglia evidentemente di dare il tutto per tutto. Come è entrato cattivo in questa partita Tonin. Brambilla ancora per Tonin. Tonin in area di rigore, Tonin, pallone fuori, illusione. È aggressiva con Facundo Colidio. Colidio verso la bandierina, Colidio in area di rigore, ancora Colidio, la gioca all'indietro, Plizzari salva il risultato di tutto. Sta chiamando di andare solo due in barriera, non tre come esatto, dice vuole esatto. Il portiere. C'è un'inferiorità in mezzo all'area. Occhio alla punizione, Rizzo, Rizzo! E non ce la fa a buttarla dentro! Persin, il controllo del belga, ancora Persin che si accentra, ha il pallone sul mancino, Persin cerca l'imbucato di Schirò, Schirò si gira ancora in area di rigore, fuori per Grassini, torna ancora da Grassini, c'è Schirò a fianco ma in posizione forse irregolare, ancora Grassini, la gioca sul triangolo, liberano Schirò, pronto per il cross e l'ultima pennellata, forse pallone in mezzo, solo maglie rossonere a rimbalzo, l'Inter non molla un colpo, dall'altra parte c'è ancora Zappa, cross in mezzo, di testa il Milan si salva, pallone al limite dell'area, arriva il gol dell'Inter! Arriva il gol dell'Inter! Arriva il gol dell'Inter! Merola! Merola! Merola 4-3! Incredibile! In questa azione c'è tutto, c'è la disperazione del Milan che probabilmente per spirito di sacrificio e per atteggiamento non meritava questo finale, ma c'è anche la grande volontà dell'Inter che con pazienza prova a sfondare tre volte sull'out di destra, va il cross, altissimo Zappa a riprendere questa palla, a rimetterla in mezzo. E poi bravissimo Merola col tapin decisivo per dare il nuovo vantaggio all'Inter. Lo avevamo chiamato Davide Merola in questa partita. Davide Merola ha risposto presente. La butta dentro lui. La vince l'Inter. Manca un minuto ormai. Il Milan crolla alle corde come un pugile che forse ai punti avrebbe meritato anche qualcosa in più di quello che stava. Ho visto che è una cosa incredibile. Finisce qui. Il derby lo vince l'Inter col gol di Merola. Minuti di recupero, Milan 3, Inter 4, è stato un derby meraviglioso. Un derby fantastico, carico di emozioni, di adrenalina, un derby vinto dall'Inter a cui si può